questa operazione dimostra come sia stato fondamentale l'apporto delle associazioni anti-racket che hanno supportato le persone offese dei fatti estorsivi aggravati dall'articolo 7, che hanno denunciato, che hanno riconosciuto il fatto e che sono riusciti a mantenere questo atteggiamento coerente anche dopo che, proprio nel corso delle indagini, dopo le prime dichiarazioni, sono stati nuovamente minacciati, però hanno mantenuto questo atteggiamento coerente di scelta per la legalità. E noi riteniamo che l'apporto dato dalle associazioni anti-racket sul territorio sia stato fondamentale a sostenerli. Quindi ribadiamo l'importanza di fare rete sull'attività estorsiva e quindi l'importanza fondamentale del ruolo di questo tipo di associazioni. Tenete presente che soprattutto nei piccoli centri non sentirsi soli, sentire un sostegno che viene dalle forze dell'ordine e da questo tipo di associazioni è fondamentale per fare il salto di qualità. Questa operazione, che fotografa l'ultimo anno e mezzo per quanto riguarda le attività estorsive e l'imposizione nel settore della plastica e della guardiania, ma che fotografa anche estorsioni del 2003, che fotografa attività smercio di sostanza stupefacente, è proprio la prova che sul territorio si può fotografare tutto e ricondurre tutto ad unità, il vecchio e il nuovo, grazie anche all'apporto di chi sostiene. Chi sostiene l'attività di legalità non è soltanto la Polizia di Stato, i Carabinieri, la magistratura, ma anche quella parte sana della società civile che fa associazione. Noi individuiamo proprio la struttura organica tipica di quelle che sono le famiglie mafiose, perché abbiamo individuato il reggente, abbiamo individuato il cassiere e consigliore anche del capofamiglia, naturalmente, piuttosto che poi tutti gli accoliti che vengono mandati sul territorio per poi operare praticamente. Ma vediamo che poi la spartizione dei proventi, la maggior parte naturalmente viene assicurato ai, diciamo, proprio a loro, al reggente, al cassiere, piuttosto che al fratello sempre di Dubbia Vincenzo. Però cosa troviamo poi? Anche un calcolo di quelli che sono gli stipendi a tutti i sodali. Tutti vengono lautamente pagati con stipendi che vanno dalle 700 euro alle 1300 euro mensili. Voglio dare molto merito al nostro personale che, coordinato sapientemente dalla DDA, è riuscito nel giro di un anno appunto a liberare gli imprenditori da questo fardello che sarebbe divenuto, diciamo, insostenibile, perché, ripeto, dovevano pagare sia la guardiania abusiva, ma soprattutto erano obbligati a consegnare la plastica a chi, dicevano loro, tagliando fuori gli onesti lavoratori del settore da tanti anni impegnati nel territorio gelese.